Salve ragazzi e bentornati nelle Wi-Fi Battle di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Dopo un altro po' di assenza, rieccomi qui con un'altra lotta abbastanza carina che volevo mostrarvi, che non è proprio overused ma mi è piaciuta comunque. E a proposito di varie tier, molto probabilmente a breve inizierò a lottare anch'io diversamente oltre a low, quindi prepariamoci. Prima di iniziare, volevo chiedervi alcune cose. Come potete vedere, il mio team è rimasto praticamente invariato per 3 episodi consecutivi delle Wi-Fi Battle. Volevo sapere da voi, sotto nei commenti, se la cosa può dare fastidio o meno, anche per un fattore di intrattenimento e tecnica varia. Cioè, amo all'infinito questo set fatto con Mega Metagross perché ho già imparato parecchio bene ad usarlo, quindi se magari avete suggerimenti o qualche modifica, comunque è sempre ben accetta. E nient'altro. Intendo dire magari qualche modifica, togliere qualche Pokémon per inserirne un altro o qualche Pokémon che potrebbe fare davvero ma davvero la differenza all'interno di questo team. O magari scrivetemi sotto con un commento Dark cambia set direttamente e io provvederò in qualche modo. Ok ragazzi, siamo pronti? Direi di partire! Dunque, parte la sfida con Ben! Il suo primo Pokémon sarà Rotom! In quanto al mio? Beh, avanti Rotom! Allora, Rotom Wash contro Rotom Fornetto, non mi ricordo il nome in inglese. Vabbè, usa Invertivolt per ritornare in team un'altra volta. Molto strategico, mi dicono. Mette in campo Metagross Shiny, come il mio tra l'altro. E usa, cioè io uso Idropompa su questo Metagross perché comunque era una mossa già settata. Tolgo parecchio, oddio. E quindi è stata un'ottima cosa. Poi, successivamente si Mega Evolve. Quindi anche lui possiede un Mega Metagross. Mi ricorda tanto il mio. Uso Fuoco Fatuo ed è già qui che comunque grazie al fuoco un Metagross o un Mega Metagross si rovina del tutto. Perché la cosa principale è che è dannosa verso i tipi acciaio. Ok, un Cozzata Zen comunque lo reggiamo ad occhi chiusi, in quanto ha la scottatura che Metagross non riesce a reggere perfettamente, infatti i suoi PS calano a dismisura. Resisto ad un altro Cozzata Zen e successivamente attacco pure con un idropompa, così tanto per abbondare. A questo punto mandiamo a minimi punti vita il Mega Metagross, che al turno successivo andrà KO per la scottatura. Davvero fantastico, quindi si inizia benissimo già dai primi turni, quindi molto molto bene. Ritorna in campo il Rotom che aveva fatto un danno parziale e poi è ritornato. Vabbè, comunque ha usato Vampata ed è riuscito a mandarmi KO. In questa mossa qui, cioè in questo turno qui, speravo di attaccare per primo con Malcomune, ma evidentemente mi sono reso conto del fatto che il Rotom avversario era, secondo me, un tipo Scarf o qualcosa. Sicuramente, perché attaccare per primo. Ok, ho messo Sylveon in quanto a lui che ritira Rotom e mette Xatu. Ah, io attacco con gran voce, faccio un danno pressoché accettabile. Poi vai di Trespolo e vai. Sì, sì, ha voglia. E qui diciamo che perderò un po' di turno, cioè un po' di turni per una piccola e stupida fase di stalling da parte sua, perché poi non è una fase di stalling vera e propria, perché è un continuo Trespolo e io con un continuo gran voce da testa dura, che non volevo proprio capire, che, cioè, speravo in un critical qualcosa, Cristo, ho detto, ma magari fa, cioè sì, effettivamente, guardate un po', di nuovo gran voce, spam, metà punti vita, riusa Trespolo. E allora va bene, riprendiamo sti punti vita un'altra volta. Ok. Uso gran voce un'altra volta. Mi stavano quasi per finire i punti potenza. Ok, qui è stato il brutto colpo, ha crittato. Ma comunque ovviamente senza alcun risultato. E allora, cosa ho fatto? Riusato gran voce. Wow. Metà punti vita. E poi ho deciso di rientrare perché, oh, me ne sono accorto, Sto solamente consumando punti potenza e non aveva senso. Quindi ho deciso di mettere Landorus, diminuisco anche l'attacco. Lui usa calmamente, quindi attacco speciale, difesa speciale aumentano. Ma
Comunque, non credo lo aiuterà. Quindi decido di usare pietra taglio, essendo uno scarf, attacco per primo senza problemi. Quindi Xatu va KO. E il prossimo Pokémon è Tyrantrum. Adesso lo switch sarà praticamente obbligatorio, perché comunque, sì, con pietra taglio non farei questo granché. Mi permetto di mettere Keldeo. Tyrantrum usa Drago Danza, quindi attacco e velocità aumentano. Ok, va bene, ci può stare. Ma ti prego, non farmi attaccare il turno successivo con una spada mistica, perché davvero sei finito. È davvero, ragazzi. Successivamente usa Zuccata, che ricevendo un gravioso contraccolpo, anzi no, no, qui non riceveva il contraccolpo, scusatemi, piccola cavolata che ho detto io. Quindi vabbè, un'altra volta spada mistica che va a KO, cioè che manda a KO Tyrantrum. Però comunque è stata una mossa parecchio azzardata e stupida, perché secondo me non si doveva fare. Vabbè, ritorno in campo Rotom, io ritiro Keldeo per mandare in campo Sylveon. Rotom usa fuoco fatuo e quindi mi scotta, ma comunque ero sicuro di non aver problemi per via di come caspita si chiama? Rintoccasana, della mossa Rintoccasana, appunto settata da me in questo esatto turno. Adesso mette Clawitzer, se si pronuncia così, ragazzi, non mi ammazzate. Riprendiamo punti vita con l'avanzi, intanto guarisco normalmente come se niente fosse successo grazie a Rintoccasana. Il turno successivo mi dedico a una fase di stalling, quindi mi preparo con un desiderio. Poi attacca con un idropulsar. Mi riesce a confondere pure, ma comunque ero sempre più deciso a switchare di nuovo con Keldeo. Essendo un tipo acqua, ovviamente un idropulsar l'avrei retto, come si dice, in qualsiasi modo, ecco. Quindi idropulsar su Keldeo, che riesce a reggere tra l'altro. Il desiderio ha effetto, quindi riprendo, beh, una grande parte di PS. Mi permetto anche di usare spada mistica, che riesce a mandare quasi KO, diciamo, metà punti vita Clawitzer. Giustizia aumenta anche l'attacco e ciao ragazzi. Di nuovo spada mistica, che insomma ci fa salutare Clawitzer. Ciao ciao. Fantastico. Quindi il prossimo Pokémon, ecco qui di nuovo Rotom, che poi non riuscivo a mandare giù in qualche modo, perché continuavo a switchare, non avevo mai modo di attaccarlo. Questo turno mi sono trovato con Keldeo e ho preferito usare spada mistica per togliergli metà punti vita. Adesso non so se in questa azione, in questo turno, ho fatto bene o ho fatto male, non lo so, magari sotto con un commento scrivetelo. Fulmine su Sylveon. Poi mi permetto di nuovo di usare Gran Voce, che comunque non è molto efficace, però bene o male riesce a scalfirlo. Va di fulmine un'altra volta. Sylveon resiste. A questo punto, ok, vado di nuovo di desiderio. Il prossimo turno c'è la tipica fase di stalling, quindi protezione, prendere i punti vita grazie a desiderio e poi ripassare al contrattacco. Ecco qui, perfetto, punti vita ripresi anche con l'avanzi fortunatamente, e usa fulmine perché comunque Scarf ed è più veloce, me ne sono reso praticamente conto dopo. Vai con Gran Voce, che è riuscito quasi a mandare giù questo caspita di Rotom. Ok, fulmine e Gran Voce finale per mandarlo via definitivamente, perché è davvero davvero odioso questo Pokémon qui. E infine, se non sbaglio, è l'ultimo Pokémon, Tangrowth, esatto. Ecco qui Tangrowth, l'ultimo Pokémon dell'avversario. A questo punto ho deciso di ritornare assolutissimamente, perché ehi, ho un tipo fuoco, sfruttiamolo, del tipo Heatran, ecco.
Quindi non aveva l'occasione di fare nient'altro, perché comunque non c'è più niente da fare. Cerca di rubarmi un bel po' di punti vita con parassiseme, ma non l'aiuterà in questa azione irrecuperabile. Quindi Lava Sbuffo e KO Tangrowth, che ci permetterà di vincere questa fantastica battle. Che sì, dai, è riuscita parecchio bene. Se non erro è stato un 4-0 o no? Sì, sì, è stato un 4-0 di una battle davvero carina. Magari sotto con un commento ditemi come vi è sembrata, o mi piace o qualcosa, non lo so. Datemi parecchi consigli anche per ciò che vi ho detto all'inizio del video, perché diciamo che ero parecchio intenzionato a cambiare set, mettere una nuova mega evoluzione, eccetera eccetera. E nient'altro, ragazzi, sto anche lavorando ad un team VGC Never Used e Underused, quindi a breve, tra qualche settimana, qualche giorno, non si sa, porterò delle nuove Wi-Fi Battle che saranno su altre tier, magari più interessanti, chi lo sa. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci si becca con la prossima Wi-Fi Battle di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, voi non mancate e alla prossima, ciao ciao!